Siena, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Siena TV, mercoledì, buongiorno, buongiorno Susanna Guarino. Buongiorno a tutti, buongiorno. La mia donna del mercoledì. Beh, bello, no? È già qualche cosa. È bello il mercoledì, mezza settimana. Esatto. Da oggi comincia la discesa, sì, diciamo. Verso il fine settimana, esatto. per chi può avere il fine settimana libero, che sarà di brutto tempo. Però strano, non lo guardiamo il meteo. Smetto di guardarlo perché mi intristisco. Lo ricominceremo a guardare quando primavera proporrà il sole. Fra l'altro il meteo, ahimè, è anche una delle notizie delle nostre pagine nazionali, perché se da noi piove, in gran parte dell'Italia va peggio, soprattutto al nord e al sud. Ieri abbiamo visto immagini preoccupanti sia da Venezia che da Matera. A Venezia 2 metri d'acqua, allagata pure la Basilica di San Marco, dice il sindaco. È un disastro, un picco che non si vedeva dal 1966, e ricordiamo che il 66 è un anno nefasto anche per la Toscana, sì, l'anno dell'alluvione di Firenze. E a Matera altrettanto, questi fiumi di fango lungo i sassi, ci sono i 2 fotoni in prima pagina sul Corriere. È stagione di alluvioni, vorrei ricordare, perché l'ho vissuta da vicino nel 2012, proprio in questi giorni, nella giornata di ieri, si verificò l'alluvione ad Albinia. È vero. E con danni gravissimi, persone che hanno perso veramente tutto. Una alluvione un po' passata sotto silenzio, come passò sotto silenzio nel 66 l'alluvione di Grosseto, che ebbe risvolti molto simili dal punto di vista umano e sulle persone di quelli di Firenze, però non lo ebbe dalle opere d'arte, certo, dal punto di vista artistico e culturale. Quelle. Quindi questa è proprio una stagione in cui le alluvioni sono frequenti, e quella di questi giorni in queste grandi città sono comunque danni grandi ad opere d'arte e a pezzi di storia della nostra e nazione. Ci ricordano anche quanto il nostro territorio sia fragile alla fine, no? Perché dare la colpa all'acqua, sì, va bene, però dovremmo prenderci anche delle responsabilità su come abbiamo gestito il territorio, la natura, le città, insomma. Certo, vedere le immagini per esempio da Venezia, quella che mette in prima pagina la Repubblica di Piazza San Marco, fa impressione, perché vedere l'acqua altezza dei fianchi delle persone, insomma, è sempre, infatti la Repubblica dice l'acqua alta sfiora i 2 metri, paura a Venezia, e insomma è sempre impressionante. Io mi sono ritrovata una volta a Venezia con l'acqua alta, non così alta per fortuna, ma con tutte le passerelle, che si camminava sopra le passerelle. Per loro era quasi un'abitudine, andavano in giro con questi stivali sempre, e amano la loro laguna. Ho seguito l'altro giorno un programma proprio su Venezia Serenissima, che parlava delle varie criticità di Venezia. C'è questo Mose che stanno costruendo, ma sono più i veneziani scettici di quelli favorevoli, sì, perché ormai sono così abituati che vorrebbero che si usassero dei metodi più lievi per regolare e per salvaguardare la loro, certo, città. Noi ci fermiamo per il momento perché oggi abbiamo un sacco di cose da raccontare in casa nostra, e quindi pubblicità e torniamo. Buongiorno Siena, ancora in diretta, ancora con Susanna Guarino. È il tempo di parlare di casa nostra, perché ieri è stata una giornata complicata, intensa per chi ha fatto il nostro mestiere. I giornali sono carichi di notizie, la principale è certamente questa operazione che è partita ieri mattina prima dell'alba a Siena e provincia, soprattutto in provincia, coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Firenze, la Digos di Siena e di Firenze in campo, moltissimi uomini, perquisizioni, 12 indagati, di cui poi 2 sono stati arrestati ieri, esatto, sera, estremismo di destra. Facciamo prima di tutto il punto con il nostro servizio del TG andato in onda ieri sera, che ci fa una riassunto della situazione.
Maxi operazione della Polizia di Stato di Firenze e Siena, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Firenze, nei confronti di 12 soggetti appartenenti agli ambienti dell'estremismo di destra, con l'accusa di associazione per sovvertire l'ordine democratico e detenzione illegale di armi. Dall'alba, gli agenti della Digos e delle questure di Firenze e Siena, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno eseguito numerose perquisizioni in abitazioni, capannoni e uffici nella provincia di Siena. A dare il via alle indagini sul mondo dell'estrema destra, i PM della Direzione Distrettuale Antimafia, Eligio Paolini e Leopoldo De Gregorio. L'inchiesta ha preso forma grazie ad un monitoraggio in rete e poi alle intercettazioni. In molti dei profili degli indagati, ad esempio, ci sono chiari riferimenti a Mussolini e al Duce. La Digos di Firenze ha anche intercettato le loro conversazioni, dalle quali emergerebbe la volontà di passare dalla pratica ai fatti. È emerso infatti che in passato alcuni degli indagati volevano far saltare in aria la moschea di Colle Valdelsa, facendo esplodere le tubature del gas. In base sempre a quanto emerso, gli indagati avrebbero avuto nella loro disponibilità armi, sebbene legittimamente possedute. Notevole la quantità di materiale sequestrato, che dovrà essere ora attentamente analizzato. La procura parla di una struttura qualificata pronta per ogni evenienza, impegnata a dare vita anche ad azioni concrete. Durante le indagini, alcuni di loro avrebbero definito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, delinquente comunista fradicio. Ecco, questo era il punto: armi legalmente detenute fino a un certo punto, nel senso che per molti c'è il porto d'armi, ma in realtà, ci spiegavano ieri, ci sono anche tante armi da guerra che quelle non si possono proprio tenere, al di là di avere il porto d'armi o meno. Esatto. C'è l'esplosivo, che poi è stato il motivo per cui in serata si sono concretizzati i due arresti. I due arresti dei padre e figlio. Diciamo che negli indagati ci sono padre, figlio e la moglie, moglie e mamma. E quindi l'intera famiglia. E sono le immagini che abbiamo visto da, esatto, da Sovicille. Esatto, della perquisizione di Sovicille. Per quanto riguarda gli altri indagati, che sono 10, si è detto, fra cui questa mamma, insomma, mamma-moglie, è da vedere che sono tutte persone di una certa età. Esatto, è vero, l'ho notato anch'io. Sono tutti cinquantenni, sessantenni. Non è un gruppo di ragazzini. No, non è un gruppo di ragazzini facinorosi, è un gruppo di persone nostalgiche. Che mi hai agganciato la cuffia, eccoci qua. Persone nostalgiche. Nostalgiche di periodi non vissuti, peraltro, perché sono tutti nati dopo il periodo della guerra, insomma, sono tutti dopo la guerra, e quindi appassionati di queste. Di tutto quello che riguarda appunto la guerra, perché che riguarda Chesi, soprattutto il regime anche. Chesi non si è mai nascosto in questa sua passione, perché il suo profilo Facebook dice tranquillamente che lui se trova un carro armato, cioè tempo fa è andato, ha trovato un piccolo carro armato, dice: lo vorrei mettere nel portapagagli, tanto qui abbandonato, e fa parte della mia, portarlo nella mia collezione. Cioè, un collezionista di tutte queste marchingegni, gira con un sidecar armato, dove naturalmente la mitraglietta non è funzionante, per fortuna, però, cioè, non è carica, diciamo, poi funzionante questo non lo so. È lo stesso sidecar dove fu ritratto il sindaco, con tante scelta improvvida, sì, di Valentini, che l'abbiamo contattato, ha detto chiaramente: non lo conosco, ho incontrato quella volta, ho visto sto strano attrezzo, mi sono fatto un selfie e lì è finita, non lo sì, conosco. Sì, a me ha detto anche: non avevo riconosciuto i simboli, perché in effetti non sono quelli classici dell'SS, ma sono dei battaglioni più meno conosciuti magari, quindi, al grande pubblico. Quindi cioè, questa foto ancora se la porta dietro. Sì. E sì, gli creò anche diverso certo formazione dell'AMPI, esatto, dell'Istituto Storico della Resistenza. E comunque Andrea Chesi è sempre stato così. Andrea Chesi suona tutto vestito di nero, vabbè, è un personaggio che però ha detto certe cose, perché quando ci sono delle intercettazioni, se uno dice certe cose, queste cose si ritengono pensate. Che ci sia un gruppo di questo genere, sì, è possibile, è preoccupante,
e allo stesso tempo è preoccupante che sia proprio in questa città, una città che fino a poco tempo fa è stata chiaramente di centrosinistra e dove sono venuti fuori, secondo me, e già si capiva da tempo, dei mal di pancia, chiamiamoli così, e di chi era totalmente contrario a quello che c'era prima. Adesso qualcuno si è sentito più tranquillo nel poter esporre, dopo che sono cambiati a livello nazionale tanti equilibri, almeno di poter esporre quello che pensava in maniera più... Questo esporre può diventare però anche un modo per fare gruppo e per sì. poi... Ecco, bisogna stare attenti, no, alla dialettica politica di una destra che si antepone a un centrosinistra nell'ambito della democrazia. Facciamo saltare delle tubature del gas. E a far saltare le tubature del gas, o a mettersi le divise naziste, o a andare a comprare un lanciarazzi, perché ricordiamo che nell'arsenale che è stato sequestrato ieri, che fa impressione, ieri ci hanno invitato in questura per fare le foto, ma sì. la maggior parte parte del materiale non era nemmeno ancora stato catalogato, quindi ce n'è ancora altro, e fa impressione, cioè lanciarazzi, esplosivo, tritolo, balestre, vogliamo togliere la parte diciamo folcloristica fra mille virgolette degli elmetti e le divise, che per me non è folklore perché certe cose non mi fanno ridere, però vabbè, diciamo che è quantomeno innocua. Collezionismo, altre, lo possiamo mettere nel collezionismo, sì, con tante virgolette, però le altre francamente fanno impressione, cioè io che uno che ed in è un magazzino esatto, si mette il trisolo perché svuota le bombe che va a cercare nei boschi con il metal detector, è pericoloso. Ma è pericoloso per sé, per i vicini e per quello che potrebbe voler fare. Esatto, certo, non si fa. Certo. Quindi, non c'è niente che possa creare un alibi o scusare quello che è stato fatto, né dire che sono personaggi, come ho raccontato, un po' personaggio, però questo non lo scusa. Non serve ecco, a derubricare. No, assolutamente, cioè, certe cose non si fanno. Quello che mi preoccupa di più è il sottofondo a me, perché ci sono dei momenti in cui tutto è così tranquillo, tutto così scorre nella norma, che poi viene fuori un gruppetto che può essere di destra, di sinistra. L'abbiamo visto con le Brigate Rosse, quando ci sono state negli anni 70. Si veniva fuori dagli anni dai fantastici anni 60 della rivoluzione economica, della tutti stiamo bene, tutti cresciamo, e c'era un malcontento che si è chiamato Brigate Rosse e che ci ha fatto poi stare male, ha portato armi, ha portato guerra. Ora che non stiamo benissimo, però la società è abbastanza tranquilla dal punto di vista della violenza organizzata, si ricreano sotto dei gruppetti. Questo è a Siena, ma io mi chiedo quanti ce ne saranno simili, e questi potevano essere in contatto con altri. È questo che vorrei sapere. Questo sicuramente è da capire. C'è da dire che, come diceva ieri sera il sindaco, ieri mattina il sindaco di Sovicille, ma non solo, quando si sdoganano anche a livello politico certi comportamenti di odio, di certe violenze verbali, certi concetti che fino a qualche anno fa magari nessuno si sarebbe permesso o avrebbe osato esprimere ad alta voce, poi ognuno si sente un po' sdoganato di fare qualsiasi cosa, cioè secondo me come forse detto prima, in anche questo il livello momento del sono dibattito più, si sono sentiti più liberi di mostrarsi in questi questo atteggiamenti modo. Questo non fa bene e secondo me preoccupa, senza però pensare che questi stessero per minare le sorti della democrazia italiana. Beh, no, questo certo, la procura farà il suo lavoro. A me la cosa che mi stupisce di più, che segnalavo anche stamani sul Corriere, è che Sovicille in particolare, centro delle perquisizioni, ma anche la Valdelsa, dove sono state le altre perquisizioni, e anche la stessa Siena,
sono anche culle dell'antifascismo, cioè sui boschi intorno a Sovicille i partigiani hanno fatto la resistenza. Se tu cammini per quei boschi è pieno di cippi che ricordano l'eccidio del Monte Maggio, la battaglia di Molli di Segovia, sì, cioè gente però dove... Siena è stata anche una città dove c'è stato un buon movimento di favorevole al regime. Poi ci sono stati i partigiani, vero? Ma Siena prima aveva una buona risposta al regime. Vero? E sai, io non voglio entrare nella storia, perché poi ognuno, la storia si interpreta anche, sono fatti ma sono interpretabili, e ci sono tanti cippi ma ci sono anche tanti mancati cippi di persone che sono state uccise dall'altra parte. Anche di persone comuni e di cui sono state scritte delle storie, ma si chiama revisionismo e su questo non voglio entrare. Quello che dico è che voglio guardare l'attuale. Queste persone c'erano, la pensavano così, c'erano 10 anni fa, ora si sono sentite più libere, come si è detto, di esprimersi. Di esprimersi e anche di pensare di poter, anche se avessero fatto solo per scherzo, ora poter dire una saltare cosa la moschea. Adesso si sono sentiti più liberi di pensarlo e di scherzarci su, e non deve essere. Io sono per la violenza, sia di destra che di sinistra, cioè, è violenza, per me non ha colore. Oh, certo. È violenza e è prevaricazione, quando uno prevarica l'altro, qualunque sia il colore della pelle, l'idea politica, la religione, è prevaricazione sempre, è prevaricazione l'ISIS sui la religione cattolica, è prevaricazione quando la religione cattolica se ne va in altre parti del mondo e stermina gli indigeni. È successo, era prevaricazione, è stata prevaricazione nella storia l'Inquisizione, è prevaricazione l'ISIS, è prevaricazione il fascismo, è stata prevaricazione, cioè tutto quello che è estremo è prevaricazione. Certo. Stiamo attenti alla violenza, in questi casi questa poteva essere una cosa di violenza, perché con il tritolo non ci si fa la pasta. No, sicuramente. Fortunatamente adesso l'hanno perlomeno sequestrato. La storia non sarà finita, perché chiaramente le indagini continuano, la procura distrettuale antimafia, ma anche la Digos, insomma la polizia di Stato avrà il suo bel da fare. Io spero che al più presto stabiliscano se queste persone erano un gruppetto di locali così, o se avevano dei contatti, perché è la cosa più importante e la cosa da stroncare sul nascere, se fosse. Assolutamente. Pubblicità e noi torniamo, poi alleggeriamo un po'. Buongiorno Siena, ancora in diretta, ancora con Susanna Guarino. Alleggeriamo sì, un attimo la nostra mattinata, perché siamo partiti un po' forte con l'altra notizia del giorno, che arriva dal fronte palio, anzi giustizia paliesca, perché ieri sera, un po' così a mezza gola, come per noi giornalisti, sono uscite le proposte, sì, ecco, di sanzione. Tanto, quando eravamo tutti impegnati a fare altro, tempo che c'è stato in cui sono mancate, non ci sono state notizie grandi, aspettavamo le sanzioni per rimpolpare l'attenzione, e abbiamo avuto invece una giornata così. Per fare il punto sulle sanzioni sentiamo il servizio che è andato in onda ieri sera nel TG e che ci spiega un attimo quali sono appunto le proposte dell'assessore Tirelli. 2 pali di squalifica per la nobile contrada dell'Oca, 7 per il fantino Antonio Siri detto Amsicora. Queste le proposte di sanzione disposte dall'assessore delegato Alberto Tirelli per quello che riguarda il palio di agosto 2019, che ha visto trionfare la Silva con lo scosso Remorix. Perché il suo comportamento reiterato e volontario in occasione di tutti gli ingressi al canape ha causato aperta violazione alle norme regolamentari, si legge nel comunicato ufficiale del comune, riguardo ai 7 pali inflitti ad Amsicora.
Tale comportamento solo superficialmente può essere paragonato alla turbativa della mossa. In realtà, per l'evidenza, la reiterazione e l'insistenza delle azioni per il completo rifiuto, anche solo momentaneo, di attenersi alle indicazioni del mossiere per il numero di uscite che ha provocato, per il modo in cui il fantino si è avvicinato ad andatura spedita all'avversaria senza alcuna precauzione verso le altre contrade presenti al canape, il caso è assolutamente eccezionale, per cui è necessario proporre una sanzione adeguata. La sanzione ha coinvolto a cascata anche l'Oca, giudicata responsabile dell'atteggiamento del proprio fantino e sanzionata con 2 pali di squalifica. Non logo procedere invece nei confronti della Torre, poiché l'episodio che ha visto coinvolti i volontari della pubblica assistenza, si legge nel comunicato, si inserisce in un contesto di difficile soluzione e di prova precaria, poiché principalmente vengono a mancare elementi inconfutabili su cui basare l'eventuale proposta sanzionatoria. Non logo procedere anche nei confronti di Trecciolino, fantino della Pantera Agosto, e di Briganti, che ha corso il palio dell'Assunta nell'Onda. Per quello che riguarda invece l'episodio del lancio della bottiglietta, l'assessore delegato Tirelli, presa visione della relazione dell'ispettore di pista, in cui veniva evidenziato il lancio di una bottiglia di plastica al passaggio dei cavalli al secondo casato dal palco di Palazzo Berlinghieri, non essendo possibile a norma del vigente regolamento deliberare direttamente una proposta sanzionatoria, ha determinato di demandare la decisione all'amministrazione comunale. Ecco qua, questo era il punto, quindi 2 pali all'Oca, 7 pali al fantino dell'Oca per i danneggiamenti al canape e ai danni della Torre e null'altro. E null'altro. Io sono rimasta un po' stupita perché pensavo che ci potesse essere qualche altra cosa, perlomeno proposta che poteva poi essere rivista in fase di delibera. Non è stato così, sono state delle proposte piuttosto ristrette, poi ci sono state invece quelle di luglio forse un po' più non più pesanti sicuramente, ma che potevano guardare anche degli aspetti, diciamo, più articolati, degli aspetti più piccoli di quanto accaduto. E quindi non so, è difficile commentare queste proposte. Cioè, potremmo dire che... Io dico, l'Oca ha fatto quello che fa un'avversaria. Giustamente nel Corriere abbiamo sentito il governatore e ha detto che è stupito da questa sanzione così importante. Fa quello che fa un'avversaria, però l'avversaria, sapendo benissimo che va a rischiare qualche cosa, certo. Non si può negare che non avessero messo in conto un rischio. Quindi il rischio poteva essere 1 o 2 pali. A seconda se il fantino riusciva a farlo con più o meno eleganza. Garbo, diciamo. Ma la posizione al canape determina questa eleganza. Se fossero stati vicini probabilmente non sarebbe stato meno, mettiamola così. Esattamente, non avrebbe avuto l'impatto che aveva quando questo dal nono posto doveva andare a prendere l'avversario al primo posto. Faceva così o non ci andava, certo. Non poteva farlo di nascosto. No. Ecco. Diciamo, se vogliamo fare un sunto un po' degli ultimi pali, quindi di quelli targati da questa giustizia non palesca, lo so fare, però io. Forse io mi sono fatta un'idea, cioè dei canapi bisogna fare attenzione, tutto intorno vale un po' tutto, perché se pensiamo alle sanzioni anche del passato, anche la tartuca nei confronti della chiocciola, ricordo, cioè quello che accade nei canapi viene guardato con più attenzione. Sì, ma potremmo... Però ad esempio non è stato, a volte sono state sanzionate dei cambi di posto che non erano cambi di posto voluti, ma cambi di posto procurati dalla situazione. C'è una quasi sempre è stato fatto così, questa volta non mi pare siano state nemmeno guardate i cambi di posto. Quindi sì, attenzione, ma attenzione a quelle che sono le grandi problematiche della mossa, non le piccole... Sì. Scaramucce o questioni tecniche del cambio di posto. In altri momenti il cambio di posto è stato fortemente sanzionato, quindi diciamo che il palio viene guardato nel suo complesso, mi pare che sia guardato in modo complessivo, guardando la problematicità di quella carriera
e agendo in quella direzione. Dico, è giusto o non è giusto? È da valutare, perché se si dice anno zero per poi prendere un metro delle sanzioni, qual è il palio, l'anno zero, il palio anno zero? Quello dell'anno scorso? Quello di quest'anno di luglio? Quello di quest'anno di agosto? Se è quello di quest'anno di agosto, si guarda il canape, le grandi cose al canape, e tutto il resto, bomba libera tutti. Bomba libera tutti, all'esterno o all'interno della piazza, perché ci sono situazioni che prima venivano guardate anche all'esterno della piazza. Se invece si fa la tolleranza zero, tolleranza sul cambio di posto, allora bisogna guardare altre delibere dell'assessore, della giunta, certo, su proposta dell'assessore. Ecco, probabilmente so che ci dovrebbe essere una riunione dei dirigenti, dei capitani, anche poi al magistrato delle contrade, probabilmente vorranno fare il punto su qual è questo anno zero, perché è giusto anche saperlo. Beh, certo, sì, è giusto saperlo. Vedremo, adesso ci sono i giorni, i termini per le discolpe e poi entro il 30 di novembre le delibere dell'assessore delegato. Grazie Susanna Guarino e ci vediamo mercoledì. Ci vediamo mercoledì. E buona grazie giornata a te. Buona giornata a te. E buon lavoro. Noi facciamo un salto oltre le mura con il nostro Giovanni Ciappelli, che ci fa un recap di quello, insomma, della giornata in Toscana, e poi cambiamo ospite. Buongiorno Giulia, buongiorno a chi ci segue. Andiamo ad analizzare i fatti che arrivano dalla Toscana e cominciamo con un episodio avvenuto a Firenze nella mattinata di lunedì, che però è emerso nella giornata di ieri. Un cittadino nigeriano, Mike, è una presenza fissa ormai in una zona di Firenze, un sottopassaggio nella zona delle cure. Questo cittadino nigeriano, che raccontano anche i residenti della zona, è sostanzialmente una specie di manutentore aggiunto di quello spazio urbano della città. Lunedì mattina è stato aggredito, senza motivo, da due persone che prima lo avrebbero fissato, questo è il racconto del cittadino nigeriano, e poi lo avrebbero aggredito alla richiesta del ragazzo di spiegazioni. Si inserisce il tutto in una serie di fenomeni di intolleranza e di neanche troppo velato razzismo che stanno caratterizzando purtroppo anche la Toscana in questi ultimi tempi. Non ultimo, nel fine settimana, l'episodio che si è verificato sempre a Firenze per quanto riguarda la targa sul ponte Vespucci che ricorda i DDN, il cittadino senegalese che fu ucciso il 5 di marzo dell'anno scorso da Roberto Pirrone, ex tipografo fiorentino, che uscì dalla sua abitazione in preda a un raptus, uscì armato e uccise proprio i DDN senza alcuna motivazione apparente. Il comune aveva fatto apporre una targa appunto sul ponte Vespucci, sul luogo di questo omicidio. Questa targa è stata imbrattata nella notte tra sabato e domenica, la vernice nera ha coperto la scritta che commemorava appunto i DDN. Sono una serie di fenomeni che lasciano quantomeno interdetti, e forse è poco questo tipo di commento, se si pensa anche a tutta la serie di polemiche che si è innestata anche in Toscana per quanto riguarda Liliana Segre, la senatrice a vita, sappiamo, da alcuni giorni costretta a vivere sotto scorta per una serie di minacce e offese che le sono giunte. La giunta comunale di Pisa ha stabilito di conferirle la cittadinanza onoraria, decisione del sindaco Michele Conti, che è esponente del centrodestra e vicino a Fratelli d'Italia. La cosa non dovrebbe fare scalpore in sé, quanto per il fatto che nei giorni precedenti a questa decisione del comune di Pisa, il comune di Piombino, di fronte a una analoga proposta conferimento della cittadinanza onoraria, aveva deciso di no, che non c'era una contestualizzazione per questo tipo di riconoscimento. Il sindaco Ferrari di Piombino, anche lui esponente del centrodestra, aveva detto no appunto a questo tipo di iniziativa. Sono naturalmente montate le polemiche, dato anche il momento, riportano i quotidiani quest'oggi che il sindaco Ferrari avrebbe fatto retromarcia. Un'ultima vicenda che riguarda la cronaca, una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Prato, che ha riguardato non solo il territorio pratese ma anche le zone di Pistoia
e Di Lucca, una vera e propria truffa carosello, frode carosello, si chiama così in termine tecnico, si parla di un'evasione fiscale da oltre 40 milioni di euro e un giro di affari effettuati illegalmente da 200 milioni di euro, 39 persone sono indagate. Questi sono i riscontri dell'operazione delle Fiamme Gialle che è stata presentata nella giornata di ieri. Con questo è tutto, buona giornata. Buongiorno Siena, ancora in diretta, abbiamo cambiato ospite e do il benvenuto a Angelo Riccaboni, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Buongiorno, ben ritrovato, non ha bisogno di presentazioni, è rettore dell'università dal 2010 al 2016, prima preside della facoltà di economia, già presidente della CRUI e oggi però è qui in veste di presidente della fondazione Prima. Giusto? Esatto. Bene, Prima, che è un acronimo difficilissimo che io non riesco a imparare, infatti me lo sono scritto, che è il, me lo dice lei, che non lo trovo, Partnership for Research Innovation in the Mediterranean Area, quindi eccolo, partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea, esatto, se lo vogliamo italianizzare. Esatto. In realtà è appunto un programma che mette insieme i paesi dell'area mediterranea, quindi Europa e anche Nord Africa, Medio Oriente, parte sud, diciamo, per un programma di ricerca e innovazione che ha a che fare anche con il cibo, le risorse idriche, l'agricoltura e lo sviluppo sostenibile. Lo potremmo benissimo, sì, 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 riassumere un po' così. Esatto, esatto. Come è nato questo progetto? Sì. Aggiungerei soltanto, sì, che la caratterizzazione forte è che c'è un'agenzia, una struttura che è basata a Barcellona, okay, che è quella che deve attuare questo programma. E quando parliamo di programma non parliamo di un singolo progetto di ricerca, parliamo di finanziamenti importanti, siamo nell'ordine di mezzo miliardo di euro su 7 anni, quindi all'anno tipo 70-80 milioni di finanziamenti, e noi finanziamo la ricerca e l'innovazione, e noi abbiamo finanziato una 30 di progetti nel 2018, ora stiamo finendo di selezionare quelli 19, saranno una 50, quindi arriveremo presto ad avere oltre 100 progetti di ricerca e innovazione nel Mediterraneo. Quindi il nostro non è un'attività di svolgere l'attività di ricerca concretamente, ma di finanziare la ricerca e l'innovazione che delle partnership, cioè delle cordate di ricercatori delle due coste, propongono, vengono selezionate e loro svolgono attività di ricerca e innovazione. Se lo volessimo banalizzare con una battuta, sarebbe proprio non comprare il pesce ma insegnare a pescare. Bravissima, cioè, sì, andate, sì, a insegnare, sì, a pescare, mi passi la banalità. Agli altri, anche a altri paesi, e quindi a finanziare e aiutare supportare lo sviluppo e l'innovazione. Esatto, esatto. E non è un caso, come diceva lei, appunto, c'è stato un percorso lungo, addirittura è partito nel 2013. Infatti, perché lei ha detto finanziamo dal 2018, ma in realtà il percorso, sì, era, sì, partito diversi anni, sì, prima. Non è facile mettere d'accordo tutto il Mediterraneo. No, non è facile lungo mettere d'accordo neanche l'Italia. Figuriamoci, sì, il Mediterraneo. Facevamo a microfoni spenti un conto che da quando è partito il progetto Prima, che è diciamo il riferimento politico è il Ministero dell'Innovazione e della Ricerca, il MIUR, il professor Riccaboni ha cambiato 5 ministri. Sì, infatti anni. I miei riferimenti sono stati 5 ecco, diversi ministri. Sì, quindi sì, insomma, già non è facile in Italia, immagino che quando si allarga a 20 paesi 19. Del Mediterraneo, diventa... Sì, sì. E più la Commissione, perché queste mezzo miliardo è messo metà dalla Commissione Europea, ecco, e metà dai paesi, quindi diciamo c'è una complessità data anche dal fatto che la Commissione Europea naturalmente, giustamente, ci sono delle regole, delle procedure che non sono banali, quindi mettendo insieme tutto questo è come se un pezzo di Horizon 2020, cioè un pezzo di più importante programma progetto di finanziamento mai lanciato al mondo, perché è questo Horizon 2020, è dato in gestione a questa agenzia, a questa struttura che è a Barcellona e che vede rappresentati nel board i rappresentanti di tutti i paesi del Mediterraneo più la Commissione. E lei è, diciamo, quello che deve tirare le Io fila presidente di questo faccenda. Board. Sì, 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 complicato? Sì. Beh sì, è divertente. Diciamo. Divertente, ma è complicato perché si hanno obiettivi diversi, si hanno sensibilità diverse, si hanno situazioni diverse, qual è la cosa più difficile da mettere insieme? Beh, innanzitutto credo che molto saggiamente è stato preso come argomento l'agri-food, come diceva lei, l'uso efficiente dell'acqua, quindi sono temi estremamente delicati in questa area, perché non dimentichiamo che il Mediterraneo purtroppo è un'area molto vulnerabile al cambiamento climatico, e quindi il cambiamento climatico sta inducendo delle modifiche importanti nel modo in cui si coltiva, in cui si coltiverà, nel modo in cui bisogna utilizzare l'acqua, quindi
È chiaro, se ci sono questi cambiamenti, tutti i paesi sono molto attenti, perché tutti purtroppo abbiamo capito che sta succedendo qualcosa di grosso. E soprattutto interessa a tutti, poveri, ricchi, in ugual modo. Quindi occuparsi di questo tema vuol dire occuparsi di un tema centrale. Certo, noi abbiamo un budget importante, ma non è che con quello cambieremo il Mediterraneo, ci vorrebbero risorse molto più importanti, però con queste risorse diamo un segnale. E poi c'è tutto un tema anche, mi consenta, di diplomazia scientifica. Cioè, noi questi paesi dobbiamo fare i conti con questi paesi, perché chiaramente siamo tutti sullo stesso, nella stessa barca, veramente. Sulla stessa costa, diciamo. E quindi, essendo, diciamo, condividendo un futuro comune, inevitabilmente, avere dei buoni rapporti con loro è importante. Quindi creare queste partnership, dove dentro alle partnership, cioè alle consorzi che acquisiscono queste risorse, abbiamo sia ricercatori del nord che ricercatori del sud, è anche un modo per parlare, per conoscersi, per lavorare insieme, quindi per migliorare le relazioni. E quindi si fa diplomazia, e viene detta oggi diplomazia scientifica, perché grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, miglioriamo i rapporti. E questo, in momenti come questo, naturalmente è fondamentale, utile. E forse è più facile perché si parla una lingua comune. Bravissimo. Quella della scienza e della ricerca, e probabilmente con obiettivi comuni, molto più di quello che riesce a fare la politica. Certo. Che forse a volte si muove, cioè banalmente la ricerca non ha bisogno di propaganda, no? Perché non ha da avere il consenso dei popoli o il consenso dei ricercatori. Teoricamente si dovrebbero muovere su un altro binario. Qui è tutto legato ai criteri di Horizon 2020, quindi è tutto molto basato sul rigore, sul merito, sono peer review, cioè ci sono dei pari che valutano i progetti, quindi è tutto legato alla validità e alla qualità dei progetti. Cosa si può fare? Perché io leggevo un po' appunto in questi giorni per capire un po' meglio, perché dicevamo prima questo progetto, prima nato come progetto e oggi fondazione, programma settennale addirittura, è un po' difficile da raccontare, no? Cioè è difficile far capire come lo sviluppo sostenibile e le grandi sfide ambientali passino anche attraverso dalla ricerca e l'innovazione, e come la ricerca e l'innovazione possono poi andare a incidere appunto sull'agricoltura, sull'uso dell'acqua, sui programmi alimentari dei paesi meno sviluppati, no? Quindi se volessimo fare un progetto, diciamo, esemplificativo del vostro lavoro, per spiegarlo alle persone, potrebbe essere? Allora, giustissimo, perché non è facile comunicare una cosa di questo tipo, però bisogna partire dalla premessa che di fronte alle grandi sfide che abbiamo, o lavoriamo insieme, okay, o non ce la facciamo. Cioè, vuol dire, ogni paese è piccolo rispetto alle grandi sfide che abbiamo davanti. Del mondo. Quindi, se rispetto al cambiamento climatico, rispetto agli effetti del cambiamento climatico sulle nostre coltivazioni, non mettiamo insieme risorse, cervelli, intelligenze, ogni singolo paese, pensi anche alla stessa Italia, è piccola, Malta è piccolissima, la Slovenia è piccola, Cipro è piccola, l'Egitto è un grande paese ma deve svilupparsi di più come tecnologie. Quindi, se noi non lavoriamo insieme, non ce la faremo mai. Qualche esempio. Per esempio, la gestione dell'acqua, la gestione, ricercare anche l'uso di nuove forme di utilizzo dell'acqua, monitorare in maniera più precisa, oppure sul food, vi faccio un esempio molto concreto. Uno dei progetti migliori nel 2018 è stato la valorizzazione della catena del valore del latte di cammello. Allora, il latte di cammello... La catena del valore del latte di cammello, vuol dire, cerchiamo di costruire una nuova filiera su un prodotto che per ora non è sfruttato, che proprio può portare persone a produrre questo latte, persone che lo vendono, persone che lo utilizzano, lo consumano, quindi hai una filiera che per ora è poco sviluppata, quindi promuovere questa filiera è una cosa molto interessante. C'è tutto il tema dell'uso dei droni nell'agricoltura, che è un uso che naturalmente siamo agli inizi, dobbiamo promuoverlo e scalarlo. Quindi su tutta una serie di progetti che sono molto concreti, che nell'ambito di prima vengono finanziati e che in 2 anni, 3 anni a seconda vengono realizzati, e poi il tema sarà quello di scalarli, cioè di portarli a una dimensione ancora più grande. Okay. Però questo è il più grande progetto di diplomazia scientifica mai lanciato nel Mediterraneo. Quindi, infatti, leggevo che anche la prima volta che si mettono insieme appunto membri dell'Unione o paesi membri dell'Unione Europea con paesi non Unione Europea ma dell'area mediterranea. Esatto. Quindi, se vogliamo, è anche un po' un esperimento da questo punto di vista. Sicuramente pilota, infatti, è visto come una,
una buona pratica, perché mettere insieme questi fattori è estremamente importante. Tra l'altro è anche paradossalmente antitetico rispetto al periodo storico in cui siamo, in cui i sovranisti e i sovranismi stanno crescendo e ognuno mira a creare il proprio guscio, a costruire il proprio muro per stare con se stesso, e dove il dialogo e la diplomazia sembrano diventati quasi uno svantaggio, sì, invece che un plus. No? La ricerca e innovazione deve aiutare i popoli a dialogare, tra l'altro in questo caso è nell'interesse di tutti, certo. Perché se questi paesi, specialmente la costa sud, ma poi dietro c'è tutta l'Africa, perché noi in questo progetto vede la partecipazione tutti i paesi costieri. Ma è chiaro che le soluzioni poi possono essere anche portate in altri contesti. A chi sta alle loro spalle. Certo, quindi è chiaro che se noi riusciamo a usare l'agri-food come leva di sviluppo di questi paesi e per noi come leva per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, abbiamo dei vantaggi sia per noi ma anche per loro e per tutti. Perché se anche sui flussi migratori a quel punto. No? Infatti questo progetto è poi rientrato anche nella Migration Compact, cioè nel patto contro... per la riduzione delle migrazioni. Perché? Perché se noi li aiutiamo a sviluppare l'economia dell'agri-food, che è una delle economie più importanti, perché in quei paesi 30-40% delle persone lavorano in agricoltura, se loro riescono ad essere redditizi, profittevoli, riescono ad avere un futuro, è chiaro che a migliorare anche la qualità della vita delle persone e del paese. Quindi pensiamo all'Egitto. L'Egitto è un paese enorme, ha 100.000 abitanti, sta provando con l'agricoltura a promuovere un'occupazione, che sono cose fondamentali, perché senza crescita economica è ovvio che poi la gente scappa e va a cercare un futuro migliore. Questo non è una banalità, ma insomma diventa evidente. Ci dobbiamo fermare un attimo, pubblicità, e poi torniamo con il professor Riccaboni. Buongiorno Siena, ultimo slot della nostra trasmissione. Siamo ancora con il professor Riccaboni, presidente della Fondazione Prima, ma soprattutto del Segretariato Italiano. Che cos'è il Segretariato Italiano di Prima? Beh, questo grande programma che appunto ha sede a Barcellona. Poi occorreva anche supportare la partecipazione italiana, no? Cioè fare in modo che poi gli italiani facessero anche bene, perché la loro parte ci mette delle risorse importanti. E quindi il governo, per fortuna, ha finanziato la costituzione di un segretariato nazionale, cioè un qualcosa che promuovesse nell'ambito dell'Italia questo programma. Okay. E per fortuna è stata scelta Siena, e quindi a Siena abbiamo, presso Santa Chiara Lab dell'Università di Siena, questa struttura con delle persone che hanno questa missione, cioè promuovere Prima, che non è facile. Come dicevamo. Far partecipare gli italiani, dare le informazioni giuste, promuovere tutta una serie di attività anche collaterali. E questo stiamo facendo da 2 anni, mi sembra che i risultati si vedano. E per l'appunto una di queste attività è proprio l'evento che ci aspetta in questo fine settimana e che ci ha dato la scusa per invitarla qui in trasmissione, che è AgriFood Next, storie di imprese e innovazioni sostenibili. È un convegno, diciamo, ricordiamolo, aperto a tutti, partecipazione gratuita, ma bisogna registrarsi. Bravissima. E quindi insomma registratevi, ma si può partecipare. È al Santa Maria della Scala in questi 2 giorni, quindi 15 e 16 novembre, questo fine settimana, che parla dell'agri-food di domani, cioè mette insieme giovani agricoltori, imprenditori, ricercatori, tutte quelle figure che lavorano nel mondo dell'agricoltura e che cercano una nuova strada per un'agricoltura più sostenibile. Esatto, cioè parte un po' dall'idea che innanzitutto che la Toscana meridionale e Siena possono vedere nell'agri-food uno degli elementi del futuro, perché certamente ci sono delle tradizioni molto molto interessanti in questa parte della Toscana, sia a Siena sia alle aree circostanti. Il Comune di Siena è stato molto supportivo e diciamo è stato anche per certi versi determinante nel volere fare questa cosa insieme a noi a Siena. Abbiamo un altro partner importante che è Qualivita, ovviamente l'Università di Siena, e noi come segretariato appunto pensavamo di fare un'iniziativa che promuovesse che cosa? Il fatto che l'innovazione è possibile, cioè l'innovazione è l'unico modo per conciliare nelle piccole imprese dell'agri-food l'esigenza di essere sostenibili, l'esigenza di raggiungere dei livelli di redditività minimi, perché altrimenti accettabili, le persone non possono sopravvivere, altrimenti diventa un hobby e non un lavoro. Esatto, e poi la qualità delle produzioni. Quindi per conciliare questi 3 elementi l'innovazione è fondamentale. Ovviamente uno dice, bene, innovazione noi piccole imprese, perché sono tutte piccole imprese, come facciamo a farla? Invece no, oggi, questa è la grande novità, oggi i costi dell'innovazione sono ridotti, oggi si può innovare, ed è per questo che, come diceva lei,
Il tema centrale è: innovare si può e si fa vedere l'innovazione. Ci sono 30 imprenditori da tutta Italia che vengono e dicono: questa è la mia storia, io ho innovato, cosa ho fatto e io ce l'ho fatta. Quindi ecco perché è storia di innovazione. Qui, che non è solo un'innovazione tecnologica, cioè pensare ai grandi sistemi che cambiano, ma è anche un'innovazione magari sociale, un'innovazione nell'organizzazione delle aziende, certo, un'innovazione nei rapporti, no? Cioè nel l'innovazione modo in cui è tutto. Mi organizzo, certo, sì, già uscire dal fatto che l'innovazione non è solo il progetto, il drone che guido a distanza, insomma. Però l'innovazione oggi è anche il drone che il piccolo produttore può comprare a un prezzo basso e basta che non è banale, che lui abbia un minimo di consapevolezza che si può fare. Quindi ecco perché è importante far vedere che si può fare, è importante far vedere che c'è una formazione che aiuta in questo. Quindi ecco perché abbiamo una parte più legata alle storie, una parte legata più a mostrare concretamente cos'è l'innovazione. Quindi ci sono stand di imprese, stand di innovatori. C'è una parte legata alla formazione, perché quell'imprenditore qualcuno gli deve spiegare come si fa. Però poi, visto che il food, il cibo è un argomento che interessa, c'è tutta una parte di divulgazione, una parte anche aperta alla città. Quindi noi veramente colgo questa occasione gradita per dire: aperta la città. Ci sono 2 giorni dove chiunque può partecipare. Ci sono molti eventi, tipo programmi teatrali, film, incontri per i bambini, incontri per i più grandi, per spiegare cos'è lo sviluppo sostenibile, per spiegare come bisogna guardare i cibi, come, cosa significa concretamente l'innovazione, esempi e anche macchine che possono essere toccate concretamente. Quindi è veramente un'iniziativa che non ha solamente una parte dedicata agli imprenditori agricoli, che c'è una parte per la formazione, una parte per la divulgazione, una parte anche di incontri diretti. Quindi insomma è un modo per andare al Santa Maria della Scala e capire che, ragionando di agricoltura e di sostenibilità, un altro mondo è possibile. Mettiamola così. Allora, ragionando di sostenibilità e di agri-food, un altro mondo è possibile, e ricordiamoci che noi abbiamo solamente uno dei mondi, dobbiamo fare in modo che questo mondo sia salvaguardato. E perché non c'è un piano B, insomma, come non c'è un piano B, non c'è un pianeta B, questo è l'unico che abbiamo e dobbiamo impegnarci per salvaguardarlo, per noi e per chi verrà dopo di noi. E per chi verrà dopo di noi. Quindi appuntamento al Santa Maria della Scala, Agri-Food Next, 15 e 16 novembre, che è questo weekend che arriva. Sabato. Grazie al professor Riccaboni di essere stato con noi, l'aspettiamo poi un'altra volta, che ci sarà un'altra occasione per continuare a parlare di questi temi. Molto volentieri. Grazie a lui. Noi siamo in chiusura, chiudiamo con Recuperando la pillola di cultura e spettacolo di Emilio Mariotti, che mi era saltata ieri perché ero in ritardo. Sono in ritardo anche oggi, ma abbiate pazienza, qui ci sono un sacco di cose belle da raccontare. Grazie a tutti, ci vediamo domani alle 8. Emilio Mariotti. C'è un senese che sta conquistando letteralmente il mondo. Il suo nome è Benedetto Cristofani, è un illustratore e i suoi lavori sono sulle copertine di riviste del calibro dell'Economist o di quotidiani come il Wall Street Journal, solo per fare alcuni nomi. I suoi lavori riassumono in pochi tratti, ma con una forte caratterizzazione personale, eventi del mondo. Chiaramente spesso queste illustrazioni rispecchiano la linea editoriale del prodotto editoriale che è il committente dei lavori di Benedetto Cristofani, ma si vede proprio la sua capacità incredibile di riassumere un concetto con un'immagine. Oltre a questi lavori, diciamo, su commissione, Benedetto Cristofani ha una grande produzione di illustrazioni personali in cui esprime i suoi, più che le sue verità sul mondo, perché lui ci tiene a non dire così, a non avere questa impressione, i suoi dubbi sul mondo e su tutto quello che ci circonda, che può essere la guerra, le relazioni umane, anche il cambiamento climatico. Per esempio, appunto, c'è una sua illustrazione molto carina, è quella che rappresenta il cosiddetto capitalismo climatico, cioè c'è una
colata di alberi sopra un codice a barre, quindi una curiosa rappresentazione. Fra l'altro questi suoi disegni provocano anche qualche caso, anche polemica, per esempio un suo disegno che era apparso, una sua illustrazione che era apparsa sull'Economist, rappresentava, c'era la rappresentazione di Assad sopra un cumulo di macerie e secondo il suo racconto una ragazza siriana si è un po' risentita di questa sua illustrazione dicendo che c'era un po' di strumentalizzazione, che i media occidentali avevano interesse a dare una visione distorta della situazione in Siria. Benedetto poi ha spiegato che in realtà questo disegno, questa sua illustrazione non era non esprimeva la sua visione della situazione in Siria, ma esprimeva quel contenuto editoriale dell'Economist, e che lui poi ha concretizzato, ma che non poteva, poi non rappresentava il suo pensiero. Quindi un artista del genere, un artista che fa questo tipo di illustrazioni, ha sicuramente un grande successo, e Benedetto lo ha e lo avrà sempre di più, ma ci sono anche, diciamo, delle controindicazioni non desiderate.